Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie del freno, dovrai sollevare la parte anteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Svita i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Gira il disco verso fuori. L'operazione sarà più facile. Inserisci un cacciavite piatto nell'estremità esterna della fessura sul davanti della pinza. Fai leva col cacciavite e tira verso di te per farla uscire. Così farai rientrare il pistone. Non esitare a spingere il cacciavite ancora più dentro, appena c'è abbastanza spazio tra la pastiglia e la pinza. Prima di passare alla fase successiva, assicurati di aver spinto dentro il pistone finché va. Rimuovi i tappi dalle viti della colonnetta. Usa una chiave a brugola da 7 per rimuovere le due viti della colonnetta. Trucco: lega un pezzo di cavo elettrico o un pezzo di spago a una delle spire delle molle delle sospensioni. Rimuovi la pinza, poi sgancia e rimuovi le due pastiglie. Per evitare di danneggiare il flessibile del freno, aggancia la pinza alla molla dell'ammortizzatore usando un capo del cavo elettrico. Usa una spazzola metallica per pulire le estremità del supporto delle pastiglie. Spalma del grasso ramato sulle estremità delle nuove pastiglie. Ripeti l'operazione con la parte della pinza su cui scivolano. Stacca la pinza e inserisci le pastiglie facendole incastrare. Rimetti in posizione la pinza, spingi le viti e assicurati che stiano in posizione di fronte al loro alloggio. Spingile e avvitale. Comincia a mano. E finisci bloccandole con una chiave a brugola da 7. Ricorda di togliere il cavo elettrico che avevi usato per tenere ferma la pinza. Rimetti a posto i tappi della colonnetta. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote. E fai scendere l'auto.
prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione, prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa.